E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi ragazzi ci ritroviamo qua finalmente con la nostra video carriera allenatori con il Parma. Ci eravamo lasciati che avevamo concluso il calciomercato un po' bruttino, diciamo, visto che non eravamo ragazzi riusciti a riscattare il cambio di proprietà. Ancora non si è capito che fine l'abbia fatto, forse ce l'ha contato con il Liverpool, ma non si sa. Fatto sta che ci ritroviamo qua. E allora subito rifiutiamo la Bulgaria e andiamo verso il primo match di oggi, ossia quello contro l'Atalanta. Perciò subito andiamo a sistemare le magliette. E dunque formazione con in porta Pinzolio, in difesa Diapong, Skriniar, Oxford, Dell'Orco, centrocampo Barella, Gonzales, sulla tre quarti Farago, Kluivert, davanti Petagna e Tumminiello. E quindi ragazzi pronti e andiamo. Eccoci qua quindi dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia per l'incontro di Serie A tra Atalanta e Parma. Non ho idea di come sia l'Atalanta in classifica, forse neanche troppo in basso. Comunque hanno alcuni giocatori importanti, hanno una bella formazione. E poi ragazzi c'è l'ex, giustamente il nostro Petagnone, che appunto fa il ruolo dell'ex in questa partita, ad essere considerato uno non proprio dei migliori giocatori dell'Atalanta, ad essere la nostra bandierona, nonché il nostro anche capitano. Atalanta è dodicesima mentre noi siamo settimi e abbiamo ovviamente il compito di provare a vincere questa partita. Perciò subito carichi pronti e partiamo. Dell'Orco cerca di avanzare, Dell'Orco appoggia subito da Petagna, Petagna palla sul sinistro, salta all'Ancamp, Petagna in area, Petagna il tiro e c'è la parata di Nicolone Barella, aspetta dall'altra parte Farago, Farago in area, Farago. Ma che tiro brutto! Nel movimento di Kluivert, accelera l'olandese! Kluivert entra in area! Il mancino e il gol! 1-0 Parma! 14° minuto! Justin Kluivert ci porta in vantaggio, signori! Grande azione per il nostro olandese ex Ajax, che dopo il lancio di Petagna decide di accentrarsi, salta 3-4 difensori, va al tiro, la butta dentro e vantaggio per noi. Si tiene il pallone, se ne va ancora in avanti, Denussi, palla per Kurtic, in area il Papu! E pareggia l'Atalanta al 25° minuto con la rete di Alejandro il Papu Gomez. Buona azione per i padroni di casa, che hanno approfittato del nostro errore in difesa come sempre e sono andati a pareggiarla. E comunque gran lavoro ragazzi qua di Elionussi. Infatti Elionussi è anche un buon giocatore e difatti si è visto. Petagna la porta sul sinistro, prova il tiro da fuori Berisha, lancio per Paloschi, Oxford a pressarlo, palla rimessa al centro e spunta sul secondo palo proprio Elionussi, credo. Eh sì ragazzi, è proprio lui, è il giocatore che fa la differenza in questo match, Elionussi. Prima l'assist, adesso anche il gol. E quindi al 55esimo mi sembra siamo. L'Atalanta la ribalta completamente e da 1-0 sotto passa sul 2-1 con la rete di Mohamed Elionussi. Tumminello, ancora per Kluivert, in area, il cross sul secondo palo, Farago. Madonna che testata brutta. Eh no, ragazzi, non è veramente possibile. Ok, si può prendere un gol di genere, dai. No, 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 non è vero. E niente, 3-1, 67esimo minuto, potenzialmente il gol che ci ammazza questo. Proprio brutto, brutto. Cioè, me lo sarei già aspettato di più qua il gol, non assolutamente su questo tiro. Madonna, Pinzolio ha fatto una dormita qua clamorosa. Elionussi dalla bandierina prova il cross, Langkamp sul secondo palo, il colpo di testa, palla fuori. Barella, Barella, salta Gagliardini, Barella in area, il cross, il colpo di testa e il gol, 3-2, 84esimo, è difficile ma forse possiamo pareggiarla. Gran gol, dovrebbe essere di, bueno, no, no, chi è? Pezzella, Peppone Pezzella ragazzi, col cuore. Grande Giuseppino. Avevo detto forse ragazzi, e infatti è andata male. Purtroppo sconfitta contro l'Atalanta con il punteggio sfortunato di 3-2.
Andiamo avanti, prossimo match ci vedrà affrontare il Cagliari, turno infrasettimanale. E quindi andiamo subito alla partita. Andiamo a sistemare le magliette. Un bel po' di cambi per questa partita, ragazzi, ma ci stanno. E quindi abbiamo in porta Pinzolio, in difesa Aird, Skriniar, Romagna e Pezzella. Centrocampo Gonzalez e Barella, sulla tre quarti Gallo ed era, quindi è lasciato fuori addirittura Kluivert. E davanti, vabbè, il tandem Tumminello Pedagna. Pronti? E andiamo. Eccoci qua dunque, signori, dal Tardini di Parma per l'incontro di Serie A tra Parma e Cagliari. Incontro indubbiamente più tranquillo questo rispetto a quello di prima con l'Atalanta. Il Cagliari è sfavorito per questo match. Sono nettamente più in basso in classifica, dovrebbero essere tipo 15, 18esimi, peggio ancora. E quindi, ragazzi, chiaramente siamo favoriti e dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Perciò, dai, carichi e andiamo. Un lancio per Sau, Romagna cerca di chiudere ancora Sau in area. Sau tocca per Cigarini. Palla deviata. Aird tocca per Petagna. Grandissimo il pallone. Petagna in area. Petagna porta tutto dietro. Petagna prova il tiro. Madonna, ragno. Ancora Barella. Barella va in avanti. La porta sul destro. Prova a piazzare il. Non va. Tumminello, palla per lui. Tumminello aspetta Petagna. Lanciata verso la porta. Petagna prova il destro. Parma 1, Cagliari 0 al 30° minuto, spaccato. Passiamo in vantaggio con la rete di Andrea Petagna. Vamos, ragazzi. Rivediamo il gol. Tumminello vede il movimento del nostro super centravanti. Destro incredibile. E vantaggio 1-0. E la pareggia Sau, ragazzi. Gol del Cagliari. E con appunto la rete di Marco Sau. Non ho parole, ragazzi. Boh. Tumminello, Petagna, Tumminello, ancora Petagna, il sinistro cranio. Sempre Tumminello, Petagna, Pezzella. Oh, ma che è sto fenomeno? Cigarini dalla bandierina, prova il cross a saltare Facundo Ferreira. Colpo di testa era buono, però alto, meglio per noi. Oh, incredibile, ragazzi, due gol a caso, a caso. Ma che difesa abbiamo dei barboni? Uno un po' fa un cambio che qua crolla tutto. E niente, 2-1. Siamo fatti rimontare anche in questa partita. E c'è il lancio per Petagna, lasciato solo da Salamon. Petagna in area. Petagna prova il tiro. Madò, cranio l'ammazzo. Tumminello, largo Edera, lasciato solo Edera, entra in area, Edera la tiene, Edera sul destro, tiro brutto a Petagna. Madonna, meno male c'è il Petagnone, il guizzo di testa, e quantomeno l'abbiamo pareggiata. È un punto, ragazzi, dovevamo vincere, era il Cagliari, partita in teoria facile contro la terz'ultima, fatica bestia per pareggiarla al 90. 83esimo con un colpo di testa speciale di Petagna. Che culo. E finisce qua la partita. Loro devono ringraziare, diciamo, Aird sicuramente e forse anche un po' Pezzella. Noi Salamon, perché ce l'ha fatta pareggiare lui in pratica. Andiamo avanti verso il match contro il Napoli. Oh, tanto c'è un'offerta per Bejarano, ragazzi. Tanto non lo possiamo vendere ora, sarebbe una cessione a giugno, ma sì, trattiamo, cerchiamo di alzare un minimino il prezzo, ma per il resto va bene. Facciamo 650, proprio di poco, ragazzi, ma tanto per avere qualche soldino in più. Allora gli va bene e quindi Bejarano lo manderemo all'Ascoli, ragazzi. Va bene, tanto già non gioca ora. Figuratevi un po' se lo faremo giocare la prossima stagione. Sì, ciao. E dunque andiamo verso il match contro il Napoli, appunto, come abbiamo detto. All'andata abbiamo vinto, non mi ricordo quanto, però avevamo vinto con una partita, ragazzi, pazzesca, però era un altro Parma quello. E bisogna far finta che dopo il calciomercato si è resettato tutto, si è ripartiti da zero, quasi. E sarà veramente difficile, ma noi ci proveremo.
Cambio modulo 4-2-3-1 per andare ad affrontare il Napoli. E quindi abbiamo in porta Pizzoli, in difesa Diapong, Skriniar, Oxford, Dell'Orco, centrocampo Gonzalez, Barella sulla tre quarti, Faragò, Zaccagni, Kluivert davanti, Petagna. Quindi per stavolta fuori Dumminiello, arretrato, abbiamo messo in campo Zaccagni titolare. E quindi ragazzi, pronti e andiamo. Ed eccoci dunque dal San Paolo di Napoli per l'incontro di Serie A, appunto tra il Napoli e il Parma. Al Tardini avevamo vinto contro il Napoli, una partita ragazzi un po' inaspettata, una vittoria un po' inaspettata, e il Napoli è primo, è riuscito ragazzi ad arrivare primo. C'è stato un po' un tracollo della Juventus, me la ricordavo prima, ma anche che tipo era un vantaggio di abbastanza punti, boh, vabbè, perfetto, quindi siamo doppiamente nella merda e ci vorrà il cuore per vincere sto match. Petagna trova Zaccagni, Zaccagni ancora da Petagna, palla sul sinistro, lo prova da fuori, no, la traversa. Petagna ancora da Kluivert, Kluivert sempre da Petagna, Petagna prova a giocarla in avanti per Zaccagni, ma tira meglio, dai. Tiene palla, aspetta il movimento di Tumminello, eccolo là, Tummi in aria, sul destro. Sei scarso. No, 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 non così. Non così, non è giusto. Non è giusto, ragazzi, non è giusto. Non è veramente fottutamente giusto. Non possiamo prendere gol in contropiede così al 90esimo, perché è veramente roba da cinghiali. No, no, dai, non è veramente giusto. Non è veramente giusto. Boh. E finisce qua la partita. Sconfitta per 1-0. Immeritata, ragazzi, perché non ci meritavamo forse di vincere, ma quantomeno di pareggiare sì. Perderla così invece come abbiamo fatto proprio scoccia veramente tanto. Ci è arrivata un'offerta anche per Sebastian Olaru, ragazzi. A questo punto, prima di chiudere, cediamo pure lui, quantomeno proviamo a cederlo, perché la vedo molto complicata. Ok, e conferenza stampa anche in vista del match del prossimo episodio, che sarà contro il Milan. Ok, fatto tutto. E dunque chiudiamo qua per oggi. Allora, tabellone nella mano ragazzi, siamo calati in classifica. Oggi episodio non positivo, perché su tre partite ne abbiamo perse due e pareggiata una, quindi direi molto molto male. Molto male. Se con il Napoli ci sta di perdere, con l'Atalanta più o meno, con il Cagliari però invece avremmo dovuto fare molto molto di più. Quindi oggi non proprio bene, non proprio bene. E prossima partita ci vanno ad affrontare invece il Milan, partita tosta, la Samp non c'è male, il Sassuolo dovrebbe essere quella tra le tre un pochino più facile. Comunque approfondiamo. E sti cazzi, terza, quinta e sesta, vai! Si perderanno tutte e tre. Ragazzi, bisogna ritrovare il nostro ritmo. Prima del calciomercato eravamo inarrestabili, cioè non ci sconfiggeva più nessuno. Ma anche durante il calciomercato, sconfitta con l'Udinese, pareggio con la Juve, comunque buono. Vabbè, sconfitta in Coppa Italia con la Roma ci poteva stare. Sconfitta con... Madonna, quante se ne sono perse? Ecco, siamo arrivati fino al 7 di gennaio, vittoria con la Samp, che eravamo veramente incredibili. Vittoria col Cagliari, ancora col Cagliari in Coppa Italia, col Napoli, col Bari, col Genoa, pareggio, un casino, non si perdeva più. Poi Borda da calciomercato, 1, 2, 2 sconfitte, un pareggio, 3 sconfitte, 3 sconfitte, 4 sconfitte, 5 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 7 partite, insomma, 0-2-5 in 7 partite, roba dura. E quindi ragazzi, niente, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e niente, direi che a questo punto ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Bona.